Come si fa a non litigare essendo di sinistra? Questa è la Brava. domanda. Adesso stiamo festeggiando perché contro ogni aspettativa abbiamo raccolto tutte le firme necessarie per presentarci in tutto il paese a queste elezioni politiche, a dimostrazione che quando le forze dal basso si uniscono e si organizzano anche quello che sembra impossibile, anche senza il supporto mediatico, senza nessun tipo di curiosità da parte delle forze politiche in campo, siamo riusciti ad ottenere qualcosa di incredibile, perché noi non abbiamo bisogno di raccomandazioni di Tabacci per andare a raccogliere le firme. Io fin da ragazzina stavo nei gruppi che andavano proprio classicamente fuori alla fabbrica di Pomigliano della Fiat a dare il volantino, e sembrava un po', no, quella storia alla Gian Maria Volonté, operai, entrate di mattina, uscite con il buio. La gente non gliene fregava niente, perché giustamente non volevano che tu gli insegnassi qual era la loro condizione, il loro problema. Quando ho iniziato a dire con gli altri, no, a ragionare, a dire ma come dobbiamo fare per invertire questa tendenza? E abbiamo capito che andavamo a migliorare quando, invece di andare a portare questi benedetti volantini carattere Time New Roman 8, fronte retro, nel migliore dei casi se non 4 pagine, eccetera eccetera, andavamo invece a chiedere, a dire che ti serve? Tu stai inguaiato? Sì, che ti serve? E a fare cose che non avremmo mai pensato di fare prima. Cioè a fare il dopo scuola, a fare appunto le attività di contrasto alla povertà. È una cosa che la sinistra ha sempre fatto poco, no? Era una cosa più da associazioni cattoliche. Però tu vedevi che le persone a quello rispondevano, gli interessava, lo volevano fare, chi ti aiutava e chi riceveva il supporto ne aveva effettivamente bisogno e la sua condizione cambiava, e quindi abbiamo detto ah, ma in piccolo stiamo iniziando a vincere. Questa è stata, come dire, la sorpresa, l'emozione per uno di sinistra di vincere qualcosa, e ci ha fatto cambiare passo. Dove arriveremo non lo sappiamo nemmeno adesso, però posso dire, se non altro, adesso che quella sfida è stata accettata da tantissime persone in tutto il paese, perché da lì, come sapete, in pochi giorni si sono poi sviluppate non solo l'Assemblea Nazionale, chiamata in 4 giorni dopo il video lanciato su Facebook, ma soprattutto poi dopo la realtà incredibile delle 150 assemblee territoriali, dove veramente in pochissimo tempo, con una responsabilità e con un processo democratico che nemmeno noi immaginavamo di poter vivere con tanta semplicità, si sono decise le candidature, il programma politico, cose per cui invece vediamo nello scenario attuale tutti i partiti politici, che in teoria hanno tutta l'esperienza del caso per poter gestire fenomeni di questo tipo, non riescono a fare. Cambio bruscamente argomento. Prego. Mi è venuto in mente che ho letto sull'Internazionale che in qualche modo c'è un contributo della comunità dello Sri Lanka, certo, nel suggerimento alla vostra candidatura. Sì, assolutamente. Loro da quando siamo entrati qua dentro... Certo, raccontiamocela da capo. Allora, noi quando siamo entrati in questo posto abbiamo avuto da subito un ottimo contatto con la comunità srilanchese, perché in questo territorio la storia dell'immigrazione srilanchese è molto lunga. Sono storie di generazioni che hanno vissuto in questa città e che soprattutto hanno cominciato ad organizzarsi in questa città anche dal punto di vista politico. E da subito ci sollecitavano, dicevano ragazzi, ma voi siete già tanti, voi dovete fare un partito, non potete aspettare, questo paese ha bisogno di risposte, nessuno sta dando le risposte ai lavoratori italiani, nemmeno agli immigrati che vengono qui non hanno la possibilità di votare, c'è bisogno che voi costruite un'organizzazione, cosa aspettate? Fatelo! Cominciate a fare questo, cominciate a costruire lo sportello del lavoro, fate lo sportello per l'immigrazione, ma soprattutto organizzate il partito, perché se non fate quello non riuscirete a cambiare le cose. E noi dicevamo guarda, ma ci vorrà tempo, noi siamo un collettivo, nessuno di noi viene pagato per fare politica, noi abbiamo modo di farlo, ci sono organizzazioni ben più grosse che coprono quello spazio e non è facile. E invece loro insistevano, e quando poi finalmente abbiamo iniziato questa impresa qualche mese fa, loro sono stati i primi ad essere molto contenti dell'iniziativa, a dirci che era finalmente il momento in cui dovevamo crederci e andare avanti, perché è quello di cui questo paese aveva bisogno.